Nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle oggi ha fatto visita alla discarica di Bellolampo, obiettivo fare il punto sui rifiuti a Palermo. Sentiamo Maglio Mezzatesta. Hanno incontrato i dirigenti dell'azienda della netezza urbana di Palermo, RAP, e i responsabili dell'impianto di Bellolampo, la discarica del capoluogo. Hanno fatto domande sui lavori in corso per la sesta vasca, sullo stato del servizio di raccolta rifiuti del capoluogo. Una delegazione di parlamentari nazionali e regionali del Movimento 5 Stelle oggi ha fatto visita alla discarica per capire qual è la situazione a Palermo. Noi già l'anno scorso abbiamo avuto un decreto proprio che destinava dei fondi e nell'arco di un anno e 4 mesi non se n'è visto niente. Con richieste accesso agli atti e con le dovute rendicontazioni che chiederemo, vedremo che fine hanno fatto questi soldi. Sono una serie di indagini che andremo a fare, questa è la prima di una serie che andremo a fare nella discarica per verificare quelle che sono le nuove attività che si stanno realizzando, la sesta vasca in primis e poi i nuovi impianti di trattamento biologico. Sono stati confermati i numeri che conoscevamo, oltre 2.000 impiegati della vecchia gestione, tutti confermati dalla classe politica locale, che chiaramente pesano sul bilancio. Della qualità del servizio a Palermo non sembra che tutti comunque garantiscano la copertura appunto di questo servizio. Il presidente della RAP ha potuto spiegare come sta cambiando a Palermo il servizio di raccolta rifiuti. Sono in corso da parte della Regione i lavori di costruzione dell'impianto di trattamento meccanico e biologico, che è veramente la vera novità, perché qui avremo la possibilità di fare compost. A che punto siamo con la differenziata a Palermo? Il primo step che riguarda Biele Salzburgo partirà a breve, fra pochi giorni.